grazie. Ma che è successo? Che ci siamo dimenticati che cosa è successo, eh? Cosa? Dobbiamo dire agli altri. Ha vinto. Cosa è successo? Hai ragione. Guardatevi attorno. Chi manca? Chi manca? Manca bella faccia, raga. Il pollo. È stato rapito dagli indigeni, secondo me. Ok. Siamo quasi sicuri. È la foresta del scomparso. È scomparso. È un pollo. Resta da solo ed è sparito totalmente. Dobbiamo andare a cercarlo. Che fine abbia fatto? Bella faccia non è stato l'unico a interagire con gli indigeni. A me hanno parlato nella mente. Mi hanno detto che l'isola è maledetta. Sì, e gli hanno detto che lui è pazzo e adesso fa il pazzo. Scusa, scusa, non è che hai bevuto un po' troppo d'acqua? Sì, lo puoi capire. Lui ha iniziato a fare uga. Ascoltatemi, dividiamoci in gruppi. Io e Fede tiriamo dritti sulla foresta. Okay. Un gruppo va alla sinistra e un gruppo va alla destra. Io direi alla destra Marci, Kendall e Sbreezer. E alla sinistra Gabby, Lorenzis e Mark. Non con Lorenzis, sto detto! Marci, andiamo. Andiamo. Dobbiamo salvare il pollo, il mio amico pollo. Non so veramente, alla fine penso che comunque sia più buono lui da mangiare di te, Pingu. Ma sai che ci ho pensato, di cucinarlo, metterlo in forno, allora, Pingu. Gabby, se non ci ascolta, se lo perdiamo lo cuciniamo per intero. Marco, ma lui è un uccello, lui è un gabbiano. Scusa, un pinguino. Siamo due uccelli. Non so cosa sono dietro il cubo. Chi lo sa se sono velenoso, commestibile. Dai, sì. Non picchiatevi, per favore. Allora, noi dovevamo andare a sinistra, giusto? Qua c'è una crafting table. Chi l'ha messa? Voi prima? Me la prendo io. Grazie. Chi ti ha dato il permesso di prendertela, campione? Io. Ah, ok, allora possiamo andare. Ecco, andiamo. Prego. Ok, dove siete? Sono nascosti. Vi siete nascosti? Lori? Gabby! State trollando! Gabby! Dove siete andati? Un secondo! Aspetta! Un secondo vi ho lasciato! Trovati! Zitto. Allora, vabbè, basta con gli scherzi. Ragazzi, temo di aver visto qualcosa comunque. Cosa? Dove? Ho visto qualcosa. Seguitemi, seguitemi. Ti seguo, cubo di Rubik. Venite. Guarda, là, c'è una cassetta della posta. Anche gli indigeni usano le cassette della posta. Una cassetta della posta. Proprio Amazon. Amazon, perché ammazzo le Amazon. Fermi, Amazon, fermi, perché fermi, le Amazon. Fermi. Test gli scheletri là sotto. Cosa? Guarda. Ah, ok. Dove è finita la mia? Non allora, ce l'ho più, cavolo. Sinceramente, me la sto facendo sotto. No, siamo io vado dritto, Gabby. Guarda. Quanto sei bello, Gabby. Tutti, vado un attimo prima io. Ho un secchio di lava, non so dove lo trovo. Io non la cerbottana. Una bella signorina. Non ci provare. Gabby, ti vuole tutto per lei. Gabby, no. Ti aiuto, Gabby. No, io non voglio avere pinguini con lei. Non voglio. Non ne voglio pinguini. Sto morendo. Ci sono grandissimi. Ci ho dato una. Fermi. Fammi vedere. È una mappa, Gabby. Fammi vedere un secondo. È vero. Vi ho insegnato un villaggio in basso a sinistra. Fa vedere. No. Esatto. Controlla, Lori, se c'è anche un puntino. Perché noi siamo quel puntino lì, esattamente. Ah, sì. Noi siamo molto vicini al villaggio. Dobbiamo solo andare dritti. Aspetta, dammela a me perché io di puntino non mi fido. No, aspetta. Allora, prendi la bussola. Io non mi fido molto allora, di me. Però dico, mi ha portato contro uno. Dobbiamo salire. Dobbiamo andare per di qua. Ci dobbiamo infilare qua dentro. Con quale stile? Solo un pinguino, Pinguino tropicale. Ci sta portando da tutta un'altra parte. Ma che dici? Tra un po' moriremo. Fammi vedere la mappa. No! E via. Allora dobbiamo andare in alto a destra. Stavo andando giusto. Ma perché non vi fidate mai dei pinguini? Vergogna. Con la testa di uno scheletro, mi perché spiace. Perché fai nunut? Guarda aspetta, qua. Aspetta, Gabby. C'è una roba enorme che qua. Trovato? Ma allontanati, non sai cosa c'è all'interno. Oh, mamma mia. Sembra un villaggio. Villaggio. Sembra un cavolo di villaggio. Cosa facciamo? Io direi che proviamo dall'alto. Allora. Andiamo dall'alto. No, dalle liane. Ve lo dico liane, io. Dalle liane. Ok? Sto per scendere. Tuffo. Ma dov'è? Steph! È qua. C'è Steph. Ah, c'è bella faccia. Aiuto. Vero, sono tutti là. Ragazzi, dobbiamo uccidere tutti gli indigeni. Dobbiamo salvare bella faccia. Oh, l'hanno salvato, ecco. Eccolo qua, bella faccia, l'abbiamo trovato. Meno male. Sì. Bella faccia. Bella faccia.
potrebbero arrivare altri indigeni in qualunque momento. Esatto. Andiamo via. Cavolo, scappiamo allora da sto villaggio. Sinceramente, dividiamoci di nuovo e cerchiamo un posto nel villaggio. Ci serve una zona dove c'è comunque almeno un po' di acqua, perché altrimenti moriamo di sete. Ok, io non ho un po' di cose. Sì, ma ragazzi, dobbiamo andare a recuperare almeno una zona decente prima del gatto. Sì, però prima che ce la prendano gli altri. Andiamo, dobbiamo essere quindi. Raga, l'ho trovato. Penso di averlo trovato. Guarda, c'è una fonte di acqua potabile. Bello! Questo, bello sto albero. Questo è il punto. Vi immaginate qui, lo spianiamo un po'. Viene una base bellissima. Questo laghetto lo chiamerò Garda. Gabbiland lo chiamerò. Gabbiland. Purtroppo è nostro. No, pagare questo punto è qualcuno nostro. Ha un cartello che devo scrivergli pagare il pedaggio per bere. No, ragazzi, siccome l'abbiamo trovato, l'ha trovato il gruppo Gabby per primo, chi vuole bere dalla fonte dell'acqua magica deve pagarmi. Gabby, primo, c'è il pedaggio. Prima cosa da fare sia limitare questa fonte. Perché vedete già i è diventato un porcile. Lorenzo si è buttato. Ma che se vede? Guardate qua il costruttore cosa abbia combinato. Una bellissima pozza. Bravissimo, bravissimo. Mark, ora basta che ci metti una chest. Ti volevo far vedere una cosa. Sì, chi vuole bere deve pagare la tassa. Io l'ammazzo. Non io mi sembra l'idea migliore del mondo. Gabby, lo sai che non lo farà nessuno, eh. Io te lo dico. Raga, mi sa che è diventata una piscina il lago. No! Questo è un fiume sacro. Mark, dopo capito. Vieni, perché non l'ho fatta? Sto morendo. Scusate, ragazzi, ma io ero in prigione. Ma come mai dobbiamo fidarci di un Wither e di uno scheletro? Ah, no, Gabby, lascia perdere. Penso che sia la scheletro. Cerchiamo di fare un perimetro del villaggio. Certo, o cosa del genere. Secondo me dobbiamo andare abbastanza larghi. Se ci vogliamo stare tutti nove. Sì, certo. Ok. Benvenuti al laghetto del Gabibbo. Allora, c'è una regola. Per passare qui dentro dovete pagare il pedaggio. Mettetelo dentro la cella. Marci, tu non fare la pipì. Io passo gratis, ok? Sì, va bene, solo Marci va bene. No, no. Però devi vedertela con Lorenzo, perché lui c'è fatto il bagno. Abbiamo aggiunto una nuova sfida, Chi ammazza Lorenzist vince il premio di entrare nel gruppo mio di Gabby per le tasse. Cosa? Dovevate pagare. Ragazzi, se si qualcuno chiami la polizia. Raga, finalmente abbiamo trovato tutto il caminetto, finalmente. Allora, regola della piscina. No, ho detto regola della piscina, non fare la pipì. Non fare la pipì. Lo dice il pinguino che fino a 2 secondi. Ehi, non mi rubate l'acqua. Ma non l'ho fatta io, ho solo bevuto. Bella l'idea di andare in esplorazione, Lorenzo. Ci bellissimo. Siamo quasi persi. Ma no, dove sono finiti gli indigeni? Non ne vedo nessuno, ho paura. Forse li abbiamo spaventati dopo che gli abbiamo raddoso al suolo un intero villaggio. Comunque la nostra idea, ragazzi, era di scavare un po' in miniera, dato che c'eravamo. Prendere un po' c'è di carbone per qualche torta. C'è un buco enorme. Sì, in effetti. Magari è una bella caverna. Potremmo andare lì. Se c'è ferro, ok, prendo vai, il vai, prendiamo intanto un po' di materiale, così ci facciamo le torce per la base. Ok. Oh, guarda. Io direi che questo è essenziale. Se c'è ferro. No. Allora, intanto io prendo un po' di carbone. Sì, se c'è ferro, poi ci facciamo anche le spade e un'armatura. Ferro! Ferro! Dai. Ah! Lorenzo, c'è qualcosa di più. Cosa? Lorenzo! Guarda! Oddio! Guarda! Questo è un tempio azzateco. Questo è il tempio dell'Eldorado. Tipo l'Eldorado, esatto. Esatto. Che si trova nel monte Rushmore, come dicono le leggende. Vabbè, questo magari è un monte di non so che cosa. Ma tu lo sai che qua, Gabby, ci sgozzavano le persone? Grazie, esco dal tempio, no, esco dal no, dal guarda, server, infatti, dire. Guardate. Ci hanno messo pure lo scheletro con una candela, per dirti. È bellissimo. Ho paura, mi cacco nei pantaloni tantissimo. Lorenzo! Ma, scusa un attimo, questo certo cosa c'è? Ah, un altro teschio, finalmente. È bello sto teschio, perfetto, bellissimo. Bello, bello sto teschio. Gabby, facciamo una cosa, mettiti qua al centro. Cosa fare? Ma tu sei un teschio pure, uno scheletro. Sì, io mi sono messo la testa da teschio. Ma vediamo, ci sarà qualcosa, un bottone. No, non premerlo, Lorenzo. Come non premerlo? Non premerlo. No, 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 hai premuto? No, 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 cavolo, scusa. Non avevi visto che c'erano delle trappole? No, no. Hai presente tipo zitto. Mamma mia, sei un folle, sei. Ferma, stacca. Basta, l'ho rotto, così impari e non lo usi più. Sono rimasto con il bottone in mano. No, Lorenzo. Cosa? Lorenzo,
Ho trovato un libro. Un libro? Ho trovato un libro. Non leggerlo, Gabby. Ti prego, non leggerlo. Gabby, non leggerlo. Oh, c'è scritto. Gabby, c'è scritto. Ragazzi, Gabby è sparito. Ha lasciato quel libro. No, raga, ho paura ad aprirlo. Ho paura ad aprirlo. Cioè, quello è sparito. Questo tempio è maledetto. Non ci dobbiamo prendere più niente. Lo dobbiamo prendere ora. No, no, ragazzi. No, è maledetto. Ma che cosa c'era scritto sul libro? Pingu, sii coraggioso. Aprilo. No, aprilo. Ok, cosa c'era scritto? Uka waka. Uka waka. Uka waka. Oh no. Oh no. Pingu, dobbiamo dirlo agli altri. Pingu,